Ion è un altro jolly, è impressionante. Usato con IceWave, cosa fa? L'IceWave toglie dolori e infiammazioni. L'Ion, essendo un potente disinfiammante, dà una fortissima mano agli ice. In più, molti dolori possono passare semplicemente utilizzando l'Ion. Se sono dolori dati da stress, da tensione. Ognuno di noi ha un anello debole, a me può far male il collo, a te può far male la schiena, ad altri la testa, ad altri hanno problemi di coliche, ognuno ha i suoi problemi, ha i suoi anelli deboli. Sotto stress il corpo fa soffrire la parte più debole, quindi anche solo l'ion può essere che tolga il fattore scatenante del dolore, che spesso è lo stress. Ion più Energy Enhancer, da un lato l'ion appunto ci tranquillizza, ci destressa, e l'energy ci dà forza. Cosa vogliamo di più? Ion e Silent Night. Come detto, se io durante il giorno utilizzo l'Ion sarò meno stressato alla sera e il Silent potrà funzionare meglio. Già fatto l'esempio che se io ho 10 di melatonina e 15 di cortisolo perché sono stressato, la melatonina perde di 5 punti. Se io riesco a tenere sotto controllo il cortisolo che produco durante il giorno per lo stress con l'ion e ho 10 di melatonina e 5 di cortisolo, capite che il vantaggio è di 5 per la melatonina. Perché usarlo col glutatione? Il glutatione, essendo uno dei tre antietà, pulisce e protegge dai radicali liberi, unito all'ion che destressa sia a livello mentale, psicologico che proprio ossidativo, capite che si danno una grande mano. Carnosina è un riparante, utilizzarlo con l'ion ha senso, il carnosina va usato di notte perché essendo meno stressati, meno ossidati di giorno, il carnosina ha meno lavoro da fare. Ion con ion non ha senso, ion con SP6, discorso di fame nervosa. L'SP6 ci dovrebbe, se usato correttamente, secondo le indicazioni, far passare un po' di fame, diminuire il senso di sazietà, aumentare il senso di sazietà. Detto questo, se l'ion viene utilizzato contemporaneamente all'SP6, spesso è utilizzarlo anche insieme al glutatione nel controllo del metabolismo, cosa fa? Ci fa essere meno nervosi e combatte quella parte di fame nervosa che spesso ci crea grossi spuntini fuori tempo, fuori luogo e fuori dieta.